avevamo in archivio molte interviste per il film su Maddalena de Padova e per il treno di Sozzassa, avevamo interviste raccolte in vari periodi e chiaramente sono state preziose perché raccontare un personaggio con le sue parole, facendolo vedere, è tutt'altra cosa. Contare a un pubblico che non è un pubblico interno al mondo del design, il valore che questi personaggi hanno avuto per la cultura italiana. Devo dire che è un mezzo fondamentale, perché attraverso immagini e filmati si può veramente cogliere degli aspetti dell'architettura in modo più dinamico rispetto ad un cartaceo.